Bentornati a SOS Arezzo TV. Buonasera Alberto. Ciao Fabio, come stai? Tutto bene? Sì. Tu devi fare dei saluti addirittura a Brescia. Ah sì, facciamo a Brescia, un amico di Brescia. Si chiama Piero, ci segue in internet, quindi ciao Piero, mi raccomando continua a seguirci. Piero, lo sai che le nostre trasmissioni sono in streaming 24 ore su 24 su YouTube? Cioè sul nostro canale Arezzo TV, a parte gli SOS singoli che uno può guardare quando vuole, però può guardare la programmazione tutto il giorno, come avere la televisione su YouTube. Il problema, facciamo una cosa, andiamo anche a Brescia a fare qualche servizio, perché se no altrimenti che facciamo? Gli mandiamo soltanto Arezzo, lui Arezzo gli interessa relativamente. Ma lui è aretino o è bresciano? No, è bresciano. Ah, è bresciano. Facciamo un gemellaggio, Arezzo-Brescia, no? L'abbiamo già fatti diversi, lasciali farci, costano un sacco di soldi gemellaggi, per carità. Senti, invece che tempo di segnalazioni, ne stiamo ricevendo tante, redazione @arezzotv.net per scriverci, o se volete chiamarci 98 44 39 preceduto dallo 0575. Qui siamo in via Tagliamento, tra l'asilo che Cesti, come si chiama? Cesti. L'asilo Cesti, asilo nido, sì. Che vedi che c'è questa rete che separa l'asilo nido dalla manutenzione, e ci facevano sottolineare che questa separazione è un po' precaria, perché qua ci sono tutti i materiali, insomma, di lavori e quant'altro, e insomma, può darsi che la polvere, le cose, arrivi nel giardinetto dove ci sono i bambini. È stata messa anni fa questa rete qui protettiva. Però di fatto questa dovrebbe filtrare i raggi del sole e basta, niente altro. Però vedi come è stata già alzata tutta, per cui di fatto i bambini sono a contatto continuamente con i mezzi meccanici che sono di qua, e quindi magari non è un bel vedere, è anche un bel rumore per i bambini che sono qui fuori, specialmente nella bella stagione, a giocare. E quindi penso che anche le maestre avranno qualche problematica. D'altronde di là l'area del comune devono lavorare, di qua i bambini devono giocare, quindi creiamo una soluzione affinché si eviti questa commistione e magari creare una divisione abbastanza stabile, magari con pannelli di cemento, in modo tale che appunto i bambini possano giocare tranquillamente, perché mettiamo in movimento un tubo con un camion gru e il tubo gli scivola o gli gira improvvisamente, vieni qua, può darsi che si creano dei problemi. Insomma, la cosa non è... No. Non è infondata, esatto. Come dice la Corte Costituzionale, esatto. No? Esatto. È assolutamente fondata. No? Quindi... Non lo dice la Corte Costituzionale, lo dice il giudice. Però di solito non è manifestato. C'è quella bilancia di dietro. Non è in modo manifesto. Senti, qui poi c'è il solito palazzo invenduto che una volta... Ho visto, hanno messo un po' di ferro. Anche. Sì, questo l'avevamo già visto anche l'altra volta. Ah sì, non me lo ricordavo. Sì, c'era. Sì. Però... Chissà se è bastato, non credo, a evitare l'entrata. Certo, non riescono a vendere neanche un appartamento, quindi mi sembra veramente illogico. Perché poi questa è una bella zona. Con tutto il rispetto per chi l'ha fatto, io non ci verrei a evitare. Con tutto il rispetto per chi ha pensato di fare qui un edificio. Tu devi guardare di fuori le cose. Okay. Scusa, quando sei andato con la tua donna, hai guardato il di fuori, che era importante, certo. Ma anche il di dentro. Sì, però soprattutto il di fuori. Ah. Tu guardi più il dentro? Lui guarda più il dentro. Non è finito? Non è finito. Ah, è tutto in costruzione. Sì, ma qui è tutto. Allora è finito i soldi. È finita un'altra cosa. Sì. Allora è finito i soldi. Comunque sia, è stato al centro di, sai, c'entravano le persone, insomma. Sì, persone, sì, è diventato un dormitorio pubblico. Come ce ne sono tanti altri, eccetera. Più qui accanto possiamo anche vedere forse qualche immagine che ha fatto il nostro Fabio. Abbiamo il deposito. Deposito di Provenza, dove avevano messo il bottiglione di residenti. Però ce l'hanno messa. Quindi l'asilo ha la problematica delle siringhe dall'altra parte e la problematica della manutenzione. Della manutenzione dall'altra parte. Quindi insomma, è circondato dal traffico. Più l'immobile, qui, insomma. Vabbè, l'immobile è il triangolo delle cose che non vanno. Questo posto ci dispiace ovviamente per il triangolo, per la zona. Non l'abbiamo considerato. No. te, al momento in cui facevo. Ti piacciono le figure geometriche? Non tanto. Dipende i lati del triangolo come sono. Esatto. Bene. Comunque, sono sempre appuntiti, fanno male. È vero? Ci dispiace che tu l'abbia provato. Allora, ci vediamo. Ma in quale senso parli? Ma sei te, ma che sei coglione? Sei te che mi porti in questi terreni. No, sei te che ci fai. Vai, stando con lo zoppo, hai imparato a zoppicare. Esatto. Ho capito. Comunque, speriamo che la recinzione, a parte gli scherzi, sia magari sistemata un po' meglio. E chissà questa manutenzione
comune, poi ne parleremo anche un'altra sera. Sembra che c'è la grossa battaglia per la sede della polizia municipale. Ne parleremo un'altra sera, perché c'è chi dice facciamola qui, c'è spazio immenso. E hanno perfettamente ragione. Anche perché l'immobile che hanno individuato, ma ne parleremo un'altra sera. Qualche problemino c'è. A domani. Ciao.